Se si aspettava una risposta dall'Orvietana dopo la prima sconfitta di domenica scorsa, questa è arrivata con tanto di squilli di tromba in quel di San Sepolcro. Mezzanotti deve fare a meno di Braccini e del Siena squalificati e schiera Ranieri in porta. Difesa a 4 con Arcaleni, Burzigotti, Corini, Pedrelli. In mediana ci sono Croce, Falconi, Brizzi, mentre in avanti giocano Carbonaro, D'Urso e Mercuri. Ciccone invece lamenta l'assenza di Flavioni e cambia tattica. Davanti a Frola vengono schierati Lanzi, Fappertue, Guinazzo e Biancalana. A centrocampo operano Guazzaroni, Grego e Proietti. Bracaletti sta dietro le due punte, Sciacca e Vigaroni. La partita stenta a decollare, bisogna attendere addirittura la mezz'ora per assistere al primo tiro in porta. Un disimpegno sbagliato degli ospiti mette in moto il centrocampo bianconero, che pesca in buona posizione D'Urso, il suo diagonale ben parato in tuffo da Frola sul capovolgimento di fronte. Poi anche l'altro numero 9, quello dell'Orvietana, Sciacca, si ritrova palla in aria, ma la sua conclusione è intercettata. L'occasionissima per l'Orvietana arriva un minuto dopo su punizione battuta da Bragaletti. Stavolta a fare un figurone è Ranieri, il numero uno di casa. La partita si scalda perché al 35esimo sul fronte opposto un tiro dalla distanza di Predrelli è deviato da un difensore e finisce di poco a lato. Ancora padroni di casa pericolosi al 38esimo quando una punizione di Croce finisce sotto porta, respinta corta di Frola, ma poi alla meglio la difesa biancorossa. Intanto nel San Sepolcro si infortuna Pedrelli, al suo posto Lamarini. In quello che poteva essere il momento migliore dei padroni di casa arriva invece il vantaggio dell'Orvietana al minuto 42, quando su rimessa di Lanzi la palla arriva in aria, Sciacca fa sponda per Vigaroni che trova una traiettoria balistica che prima si stampa sul palo interno e poi entra in rete, e Orvietana è dunque che va a riposo avanti 1-0. Avvio di ripresa scoppiettante, prima c'è l'occasione per il raddoppio ospite, ancora sui piedi di Vigaroni, servito in aria da Guazzaroni che non aveva avuto il coraggio di tentare direttamente la conclusione. Passano due minuti e arriva invece il pareggio del Sansepolcro, quando Brizzi è il più lesto di tutti a raccogliere una respinta corta della difesa e trovare la conclusione vincente, precisa e potente che vale l'1-1. Ma le gioie per i padroni di casa durano veramente poco, perché tempo di segnare il gol sui nostri taccuini e l'Orvietana si ritrova subito in vantaggio due minuti dopo con Sciacca che riceve palla sul filo del fuorigioco con la difesa sbilanciata, va via verso la porta, diagonale vincente e Orvietana di nuovo in vantaggio con qualche protesta dei padroni di casa sulla posizione di Sciacca al momento del passaggio del suo compagno. Sansepolcro che subisce il colpo e alla successiva ripartenza subisce anche un altro gol. Stavolta la palla in area per Vigaroni è buona, tanto che il numero 11 ospite firma la personale doppietta. Siamo al 17esimo minuto e l'Orvietana sembra aver messo i tre punti in cassaforte con una netta reazione dopo il gol del pareggio. La partita perde un po' di tono, Sciacca per due volte, sia sorprendendo il portiere in un'uscita con un pallonetto, sia con una conclusione senza potenza intorno alla mezz'ora, proverà a chiudere ulteriormente i conti, ma senza fortuna. Prima di rivedere una palla gol per i padroni di casa bisogna attendere il 42esimo ed è sempre D'Urso il più pericoloso, ci prova di nuovo dalla distanza, la sua conclusione finisce di poco sopra la traversa. Nel recupero poi arriva anche il quarto gol dell'Orvietana, Cotigni arriva sul fondo, prova il tiro da posizione defilata, pasticcia il portiere di casa, Keita trova il modo di entrare nel tabellino siglando l'1-4 per un'Orvietana che dopo lo stop magari un po' inatteso di Terni domenica scorsa trova una delle sue più prestigiose vittorie fin qui. Per la verità non ci eravamo mai demoralizzati, al di là della mezza ingiustizia domenica, però nel calcio ci sta, prima o poi toccava anche noi perdere una partita. Devo fare complimenti a tutti, partita straordinaria, perché Sansepolcro è notoriamente un campo difficile, una squadra quadrata, una società organizzata, non lo dico, io sono stato qui 10 anni fa e so bene qual è il valore di questo diciamo, ambiente, per cui non era semplice. 4-1 è un risultato incredibile per certi versi, perché venire a fare tre punti qui in questo modo così perentorio non è semplice per nessuno. E poi ha meritato di vincere, noi abbiamo fatto una brutta partita, primo tempo abbastanza bene anche se contro l'Atletico, poi ci siamo sciolti abbastanza bene, secondo tempo siamo rientrati discretamente bene, dopo il pari ci siamo sciolti e abbiamo fatto secondo me una brutta partita. Oggi non siamo stati bravi e quindi credo che abbiano vinto meritatamente. Ma cosa ti dico, ci siamo allenati bene questa settimana, purtroppo venivamo da una sconfitta come avete visto la settimana scorsa a Terni,
non so se immeritata, comunque vabbè, è andata, l'abbiamo accantonata. Oggi siamo venuti qua per fare la partita nostra come al solito. Eravamo partiti con un certo modulo, ma dopo 20 minuti ho visto che comunque stavamo soffrendo, ci siamo messi diversamente come al solito e siamo stati bravi a soffrire i primi 20 minuti, perché loro sono stati bravi, perché se fanno gol il primo tempo, i primi 20-25 minuti si mette diversamente la partita. Però siamo stati bravi alla fine a portare a casa questo risultato. Senti, anche il modo di giocare del Sansepolcro in qualche modo ha aiutato il vostro modo di giocare, soprattutto in attacco? Sì, perché ti dico, avevo visto la partita precedente, avevano giocato a 3, poi si sono messi a 4, io avevo cambiato qualcosina, però avevo visto che dopo 20 minuti facevamo fatica. Siamo ritornati come sempre al modulo nostro normale e abbiamo incominciato a carburare. Avete visto che il secondo tempo penso che non ci sia stata partita. Il primo tempo è equilibrata, forse qualcosina in più loro, il secondo tempo non c'è stata partita. Senti, hai scelto Vigaroni e Vigaroni ti ha dato 2 gol. Sì, si allena bene, è un ragazzo che durante la settimana sta bene, quando lo chiamo in causa fa sempre bene, quindi, ma non è solo lui, sono un pochino tutti. Avevamo Flavioni squalificato, ho optato per mettere il ragazzino terzino sinistro, un altro 2002, quindi abbiamo giocato con 4 vecchi davanti. Sì, Biancalana bene, ma un gran giocatore, un bravo ragazzo, sta sempre a disposizione come tutti, Quanto hanno pesato le sostituzioni forzate di Pedrelli e Gorini sugli equilibri del match? Non devono pesare, noi siamo questi. Abbiamo giocato senza Gorini e Pedrelli per diverso tempo e abbiamo fatto un certo tipo di calcio. Oggi non l'ho visto. Oggi non ho visto la squadra arrembante, non ho visto la mia squadra, non ho visto oggi. Semplicemente questo, evidentemente abbiamo sbagliato, perché abbiamo sbagliato. Io per primo, perché sono io che vado in panchina, che li comando, e ho visto che loro avevano più garra, avevano più voglia di vincere di noi, e questo non deve succedere. Le mie squadre non devono mai perdere la voglia di vincere, possono sbagliare un passaggio o un gol, ma non devono perdere mai, e questo a me non è piaciuto. Da lì in poi faccio complimenti al Vietana, che ha fatto una bella partita, che era una bella squadra, cioè non è lì per caso. Da domani quindi al lavoro per una trasferta difficile in quel di Terni. Ma sono tutte partite difficili. Noi siamo abbastanza sempre puntati, finisco sempre la partita con tanti ragazzi, ma non credo che abbia nulla da dire ai miei ragazzi, a quelli giovani. Ho visto entrare un 2005 oggi, è entrato benissimo, è l'unico che ha messo la palla per terra, ha giocato a pallone con personalità. Credo che tutti quanti abbiamo fatto un grosso passo indietro dagli ultimi 2 mesi ad oggi, dove facevamo prestazioni, anche se il risultato non sempre è venuto come volevamo. Non mi avevamo preso 2 pali da traversa, per esempio, no? E non c'era né Gorini né Pedrelli. Quindi, però credo che qualcuno debba dare di più. Su questo non ci deve essere dubbio. E soprattutto a me non piace rinunciare. Noi dobbiamo giocare e provarci sempre. Poi dopo vediamo. Oggi, dopo il secondo gol loro, noi ci siamo sgretolati, e questo a me non piace. Senti, oggi è andata bene anche sotto il profilo delle scelte con Vigaroni e anche la stessa De Gaeta poi alla fine. Beh sì, insomma, i fatti testimoniano questo, insomma. Mattia, che molto spesso purtroppo è sacrificato, è uno che ha una media gol elevatissima, una doppietta anche oggi, ma oggi è stata la vittoria della squadra, come dici tu. L'abbiamo interpretata bene, perché ripeto, Sansepolcro è un campo molto molto difficile, in questa categoria io credo forse il più difficile, e vincere 4-1 è stata, diciamo, un'impresa, non voglio esagerare nei termini, però devastante per certi versi, perché insomma questa partita l'avevamo persa domenica bene o male, quindi siamo ripartiti così come è stato da mesi, insomma, ecco. Senti, un'ultima cosa, hanno rallentato lì dietro sia Lama che Narnese, se almeno i risultati sono questi. E questo è buono per noi, anche se non è la solita pretattica, è chiaro che è ancora maledettamente troppo presto, però è evidente che per noi sono 3 punti. Noi, calendario alla mano, oggi avevamo sicuramente l'impegno più ostico. La storia è lunga, i campionati si decidono a febbraio-marzo, per cui è ancora lontano, però certo noi abbiamo un passo incredibile, e complimenti anche alla Narnese, che comunque, anche se pareggiata a 3 punti da noi, credo che alla lunga sembrerebbe un discorso fra noi due, anche se, ripeto, ancora troppo presto per fare questo tipo di previsioni.